Ciao ragazzi, bentornati a Nerd Kitchen. Oggi vi dedico questo vlog in cui vi parlo del Romix. È stata la prima volta per me in questa fiera gigantesca e vi dico cosa ho comprato, perché queste cose secondo me sono bellissime, poche ma bellissime, e assaggerò questi pochi e questi mochi e questi biscottini cookie rolls. Avrei voluto comprare anche gli Oreo, c'erano degli Oreo con dei gusti molto strani ma mi erano finiti i soldi e i pochi alla fragola purtroppo erano già terminati, però assaggeremo insomma questi qua. Sono incuriosita tanto perché tantissimi youtuber come Maccialatte per esempio, famosissima per i suoi video, assaggiano questi snack di cui io non conosco assolutamente il gusto e perciò ho il piacere di farlo con voi in questo vlog. Perciò per prima cosa parliamo del Romix, è stato emozionante. Ringrazio ancora tanto Andrea Guglielmo di Tom Tagler, che non è il mio network ma che è stato comunque gentilissimo nell'offrire sia a me che ad altri youtuber la possibilità di entrare con l'accredito e di stare nel backstage del loro mega stand gigantesco. Ed è stato bellissimo perché ho potuto conoscere tantissimi youtuber, Ciccio Gamer e suo fratello, ovvero DX, che è uno youtuber che vi consiglio tanto perché fa video bellissimi. C'era Cane Secco, Cintix, Pio 3D, ho incontrato Sio con il quale mi sono fatta una foto ed è di una dolcezza infinita. Io lo ringraziavo per il suo gesto grazioso nel condividermi e lui continuava a ringraziarmi per i pancake, è un amore di persona. Poi c'erano i Retro Players sul server, un gruppo di ragazzi molto famosi su Facebook che si chiama Maccialatte appunto, che ho citato prima, Piccolo Balini di Human Safari e di Didi. Poi c'era Luca, che ho adorato tantissimo, lo adoro, e si chiama Signore Oscuro. È la persona più buona che io abbia mai conosciuto, è un amore, io lo adoro, ti adoro Luca. Poi ovviamente ringrazio Andrea che mi ha accompagnato in questo viaggio, Andrea di RedTube, e Robby Tudisco che mi ha fatto compagnia, anche lui nei momenti di sconforto perché la confusione in questo posto immenso era tanta. Giovanni Maria che mi ha regalato un onigiri, quindi ti sarò grata per sempre perché era buonissimo. E un ragazzo che si chiama Adrian di Link to Universe, che è stato dolcissimo, sia lui che la ragazza che era con lui, di cui adesso però non ricordo il nome. Infine concludo qui ringraziando i ragazzi che mi hanno chiesto di firmare le magliette, firmare gli oggetti, fare gli autografi, le foto. Io non ho mai fatto cose del genere, soprattutto autografi, e quindi è stato emozionante. Non sapevo se firmare col mio nome o con il programma, quindi alla fine ho optato per firmare Giulia Nerd Kitchen e ho messo insieme tutte le cose. È stato emozionante, non me l'aspettavo, è stato bellissimo. Un bimbo mi ha chiamato e mi ha detto la colla Nerd Kitchen ed è stato dolcissimo. E poi Gino Lampidecchia e Simone Spuntoni e Francesco Geremia, che sono stati gentilissimi e graziosissimi, e spero di incontrarli presto. E saluto anche Simone Morini, fratello di Lorenzo, e mi raccomando non ti buttare giù e stammi su. Detto ciò, passiamo ai regalini, anzi agli acquisti e regalini del Romix. La cosa più bella che ho comprato in assoluto è questa borsa. Ditemi che non è bellissima. È la borsa PlayStation. Ta-da! E dentro è piena di cerniere. Dietro c'è il joystick e ancora tasche ovunque. Ed è bellissima, io l'adoro e la metterò in fiera perché, ma anche per uscire, perché questa borsa è stupenda. Poi ho comprato questa bellissima tazza. Non so se si vede, la tazza del Chocobo. È un personaggio al quale sono tanto tanto affezionata per tanti motivi, perché il Chocobo è stato il primo oggetto che io ho modellato. Quando tanti anni fa presi per la prima volta confidenza con il Gemmi Peppino, il primissimo soggetto che cercai di modellare fu proprio questo Chocobino. E oltretutto ho giocato al suo gioco, ora non mi ricordo se era per il Nintendo DS, mi piacque tantissimo e insomma lo adoro. E prima o poi spero di trovare in qualche fiera il peluchotto, quello grande così, con il libro in mano. Insomma, lo adoro. Sarò felice di fare colazione con questa tazza. Poi, due bellissime magliette che mi sono state regalate da Andrea. Questa, con tutti i personaggi di Miyazaki, che io adoro. È bellissima, è la maglietta più bella che abbia mai visto con i personaggi Miyazaki. Penso che dedicherò una puntata a questa maglietta perché sono troppo carini. E poi maglietta di Star Wars con tutti i personaggi stilizzati.
Probabilmente perché è una estrema gigante. Passiamo adesso all'assaggio dei cibi giapponesi. Cominciamo con questi famosissimi pochi. Oddio, spero di non pronunciarli male. Ok, dovete sapere che io ho un problema con le scatole. Io non so aprire le scatole. Sono negata. Le so rompere ma non le so aprire. Questi pochi bianchi sono alla vaniglia, mi hanno detto. Io non mi cado, sono un po' più scuri nel biscotto. Mamma mia. Il gusto è buonissimo. Io non vado pazza per la vaniglia, ma è proprio buono. Sa di cioccolato bianco con un po' di gusto di vaniglia, con un po' di aroma di vaniglia. Ragazzi, sono da mangiarseli tutti in una volta, cioè mi fermo perché devo assaggiare gli altri, altrimenti li finirei. E abbiamo anche i pochi al tè verde. La confezione è verde, quindi suppongo che sia correlata sempre alla confezione esterna. Verdi anche i pochi. Sono buonissimi. Oggi sanno veramente di tè. Ragazzi, è incredibile. Cioè, qui il biscotto è più chiaro, quindi penso che il gusto del biscotto sia studiato apposta per non coprire, o al contrario, per dare più forza al gusto del cioccolato. Sono buonissimi. È incredibile. Mi è venuta ancora di più la curiosità di assaggiare quelli alla favola, cavolo. Lo sentivo dire nei video, ma sono veramente buonissimi. Passiamo ai mochi. Li ho presi di tre gusti stranissimi: tè verde, azuki e patate dolci. Gli azuki sono dei fagioli rossi, buonissimi. Cioè, a me piacciono. Di solito le patate dolci non le ho mai assaggiate. Cominciamo con i fagioli rossi, che mi piacciono, e scopriamo questi mochi. Al solito io non so aprire le scatole. Sembrano molto carini. Quindi sono questi qua. Che sono carini, sono piccoli piccoli. Sono molli però. Hanno una consistenza strana, sono morbidi ma sono anche tipo lisci. Boh, l'odore sembra buono. Vedete se si schiaccio che è tipo mollacchioso. Allora, il gusto è buono, la temazuki la conoscevo, e l'esterno è, sembra come gli gnocchi di riso che fanno il ristorante cinese. Forse i mochi sono fatti col riso, se ben ricordo, forse sì. Non mi va a impazzire. Proviamo quelli al tè verde. Il tè verde mi piace, quindi dovrebbe andare un po' meglio. Ora capisco perché Mazzalatte dice che fa la cavia umana. In effetti. Però i mochi stavolta ovviamente sono verdi. Anche questi sono mollacchiosi. L'odore di verde è fortissimo. Sembra di mangiare un po'
un sapore così forte, un odore così forte, che sembra di mangiare un profumo. Avrò la bocca profumata quanto me. Ovviamente ragazzi, questi sono gusti, cioè io posso apprezzare di più un gusto rispetto a un altro, ma i vostri gusti sono i vostri. Questi sono quelli alla patata dolce. Ho ancora l'odore dei mochi al tè verde in bocca. Avrò l'alito profumatissimo. Questa volta sono rosa. Sa di verdure. La videocamera si è spenta, quindi sto ricominciando a registrare. Grazie videocamera. Dicevamo, il bello è che li ho già assaggiati, quindi già so che non mi piacciono, ma devo riassaggiarli per farvelo capire. Mamma mia, l'odore orribile. Allora, questo diciamo è quello che sa di patate dolci. Non è che è bruttissimo, però sa di patate, cioè nel senso, io penso che se compro un dolcettino sa di qualcosa di dolce, di fragole, cioccolato, anche la crema di zuccheri va bene, ma questo è proprio patate, cioè mangiate patate con questa cosa attorno molla. Tra l'alito che mi sa di tè verde e adesso anche un po' di patata, penso di avere un orto in bocca, però va bene. Passiamo ai biscottini, li ho presi di gusti diversi, mandorle e panna, questo bianco, poi questo è nocciola e cioccolato, credo, e questo alla fragola, perché non aver trovato i pochi alla fragola, niente, ci è rimasta proprio male, e almeno questo alla fragola l'ho preso, ha un odore buonissimo, questi mi sanno di buoni. Un po' plasticoso, polistiroloso. È un roll avvolto dalle noccioline e dentro è un po' biscotto secco che si sgretola in bocca. Però come gusto è molto occidentale, cioè niente di strano. Questo cioccolato si è un po' sciolto. Dentro è bianco questo. Anche se il disegno è un po' diverso. Amaro, proprio fondente, super extra, sempre avvolto dalle noccioline, non so se si vede, e dentro c'è sempre questa sorta di biscotto friabile. E finalmente si passa a quello alla fragola, lo lascio per ultimo perché mi fa proprio di buono. Mi si è sgretolato, quindi ho difficoltà a uscirlo, ve lo faccio vedere così. Sa di fruttolo alla fragola, è buono, comunque è molto buono. Ovviamente fuori è rosa, quindi che alla fragola si riconosce. Questo è buono, mi piace. Io un altro po' me lo mangio. Voglio comprare altri gusti, farò altri assaggi perché sono troppo buoni. Per me il vincitore di oggi è assolutamente il Poki. Li comprerò tutti. Insomma ragazzi, con gli assaggi la chiudo qui, ho assaggiato tutto. Le cose che ho comprato ve le ho fatte vedere, del ROM se ne ho parlato. Poi il vlog diventa lungo, quindi la chiudo qui. Grazie a tutti quelli che hanno seguito questo vlog, che seguono tutti i video del canale. Continuate a commentare, a mi piacizzare e soprattutto a condividere perché è importantissimo farci conoscere. Vi ringrazio tanto tanto e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!